Gabriel Garco ha mentito a tutti. Il bellissimo attore italiano ha deciso quest'anno di metterdi in gioco nel programma di Milly Carlucci. Un'esperienza che si è rivelato fin dal primo istante interessante e ricca di emozioni, ha fatto sapere Garco. Pochi giorni fa, purtroppo, un brutto infortunio lo ha costretto a fermarsi e al momento lasciano preoccupare le sue condizioni. Intanto, fino a questo momento si è rivelato un grande ballerino. A confermarlo anche Caroline Smith, ammettendo che tale passione potrebbe diventare anche una professione. Gabriel ha spiegato di non aver mai ballato fino ad oggi, ma qualcuno molto informato ha confermato che ha mentito a tutti. L'attore ha preso in giro la redazione di Ballando con le Stelle. Gabriel Garco ha mentito a tutti? Sembrerebbe proprio di sì. L'attore, quando ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle, aveva spiegato di non aver mai ballato fino a quel momento e invece non è così. Qualcuno, infatti, ha tirato fuori una vecchia intervista di Garco, risalente al 2014, in cui il diretto interessato parlava di aver sostenuto per diversi giorni 9 ore di allenamento in sala prove per la serie TV Rodolfo Valentino. Garco, dalla sua versione, ovviamente dopo tale indiscrezione si è subito gridato allo scandalo e Garlo si è trovato costretto ad intervenire in prima persona. Il 50enne ha specificato che imparare una coreografia di ballo non è la stessa cosa del saper ballare. Nella serie ha dovuto imparare un bao, mentre qui è tutta un'altra storia. Insomma, per Gabriel, grazie a Ballando con le Stelle, potrebbero aprirsi nuove porte. Più volte la Carlucci ha fatto sapere di aver inseguito Garco per anni e che solo adesso è riuscito a convincerlo a partecipare allo show. Risolta la questione, nel corso della diretta di Ballando con le Stelle Gabriel Garco si è esibito con la sua insegnante di danza e ballerina Giada Lini, anche se con un braccio fasciato da un tutore dopo l'incidente dei giorni scorsi.